Abbiamo affrontato il tema dell'edilizia scolastica che entro il 30 di dicembre deve trovare nei comuni dove l'edilizia scolastica è gravemente danneggiata e non conviene per quantità e qualità riparare, allora è necessario delocalizzare. Oggi abbiamo fatto la conta, la verifica di quanti edifici devono essere delocalizzati nei comuni colpiti dal terremoto del 2016. Dalla riunione di oggi è emerso che soltanto Teramo Città ha due edifici che devono essere delocalizzati. Il resto sono edifici che devono essere riparati e risistemati con interventi puntuali. Noi abbiamo comunque verificato oggi anche il come conferire risorse umane ai comuni danneggiati e rientranti nel cratere, così come aiuteremo anche i comuni danneggiati fuori cratere. E abbiamo anche precisato qual è la sede principale di lavoro amministrativo che sarà Fossa. Così il presidente della regione Luciano D'Alfonso, che nella sua veste di vice commissario per l'emergenza sismica del Centro Italia, ha incontrato oggi sindaci abruzzesi in consiglio regionale. La decisione principale è stata la delocalizzazione delle scuole materne di Villa Ripa e Via Tevere di Teramo, classificate E. È stato poi ribadito il ruolo centrale dell'ufficio speciale della ricostruzione del cratere sismico del 6 aprile 2009, l'USRC, anche per la nuova governance amministrativa. Rimandato invece il nodo delicato sul dove localizzare il nuovo ufficio territoriale, un tema molto caro al sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, che lo vorrebbe ovviamente nella sua città. Io ritengo che la priorità sulle scuole sia giusta, che bisogna accelerare, sono perfettamente d'accordo e mi sembra che ci sono tutti i presupposti per far questo. Poi si sta parlando invece, come secondo argomento, dell'UTR. Io ritengo insomma che, ma non perché debba appendermi una medaglietta, credo che l'UTR per il terremoto 2016 non possa che trovare sede a Teramo, sia per le dimensioni dei danni che Teramo ha subito, ma anche perché comunque è comune capoluogo. Su questo credo che ci dovremmo aggiornare, perché ovviamente ogni sindaco la vede in maniera diversa. Ecco, aggiorniamo un po' i numeri degli sfollati. Ma noi siamo arrivati quasi, arriveremo a 1500 già nei prossimi giorni, siamo a 1470, continuano purtroppo le ordinanze di sgombero, i danni sono tanti, insomma stiamo affrontando la situazione di emergenza, abbiamo ancora oltre 2500 verifiche da fare, sono tante, questo mi preoccupa un po'. Sarà un bilancio di previsione, quello che sarà approvato oggi o al massimo domani all'emiciclo, che sconta la scarsità di risorse, i pesanti tagli di trasferimenti da parte del governo centrale, appesantito dalla zavorra dei 51 milioni di euro che serviranno ogni anno e fino al 2025 a coprire il disavanzo accumulato dagli anni di finanze allegre e sperperi messi a conto delle generazioni future. A dirlo con disincanto al nostro microfono anche Camillo D'Alessandro del PD, coordinatore della maggioranza. Questo è un bilancio di svolta, diciamo così. Dal prossimo anno le cose dovrebbero migliorare sulla base di alcuni fattori anche tecnici legati alla finanza pubblica e quindi avere più risorse. In aula l'opposizione di centrodestra promette di assumere un atteggiamento responsabile, ma non risparmia critica a un bilancio definito senza anima. E promette battaglia almeno su un punto, la riduzione delle tasse regionali, aumentata al massimo quando la sanità era commissariata. Non ridà ai cittadini ciò che gli è stato prelevato negli anni. Noi siamo stati commissariati e ci hanno imposto una tassazione la più alta d'Italia. Oggi siamo usciti dal commissariamento, credo che i conti siano abbastanza risanati, soprattutto grazie al governo precedente di centrodestra, ma la tassazione rimane sempre la più alta. Bocciatura della manovra anche da parte dell'opposizione del Movimento 5 Stelle. In commissione hanno bocciato le nostre ragionevoli proposte, protestano, e in aula arriveranno con 400 emendamenti. Parliamo di reddito minimo garantito, la proposta che è stata già precedentemente scritturata mediante legge dal nostro collega Mercante, l'abbiamo riproposto come emendamento perché riteniamo che la disoccupazione sia salita alle stelle e ogni anno aumentano i disoccupati e gli inoccupati in Abruzzo, quindi è necessario e doveroso un reddito minimo garantito per i tanti disoccupati. Abbiamo fatto proposte per finanziare la ristrutturazione delle case popolari, i fatiscenti che stanno crollando letteralmente, anche a questo hanno detto no. Thank you.